Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Meloni è nella posizione di intercettare l'angoscia della gente. Per le elezioni italiane terrò presente che i problemi sociali condizionano di più della politica estera. E Letta e Meloni si frequentano molto ultimamente, diciamo, in varie occasioni, libri, insomma, convegni da questo punto di vista, però abbiamo notato... Come è giusto la sta studiando bene. Come è giusto che sia, che in una Repubblica compiuta dove maggioranza e opposizione si parlano, non è che si odiano, perché sennò la democrazia, se ci si odia, non funziona. Detto questo, il voto francese si può leggere in due modi. Il primo, che secondo me è il più importante, che riguarda anche le ricadute possibili italiane, è che è il primo voto in Europa, insieme a quello sloveno, in tempo di guerra. E quindi si legge l'effetto della guerra sull'elettorato. In questo senso il tema, che è stato il tema forte della campagna elettorale di Marine Le Pen, cioè quello del caro vita, del potere d'acquisto, delle difficoltà economiche conseguenti alla guerra, è un tema di cui bisogna tenere conto, soprattutto una forza, diciamo, di centrosinistra come il Partito Democratico non può dimenticare che c'è un problema reale, che c'è il rischio che 1 milione di famiglie di reddito medio, medio-basso, del ceto medio, rischiano di cadere in povertà quest'anno se non facciamo delle cose che aiutano ad affrontare non delle spese improvvise e pazze delle famiglie, ma un aumento dei prezzi che è totalmente indipendente dalla volontà delle famiglie e che colpisce soprattutto chi ha i redditi medi e bassi. Appunto l'aumento dei prezzi alimentari, l'aumento del costo dell'energia. Quindi su questo noi ci stiamo concentrando con una serie di proposte al governo perché si intervenga. Il secondo elemento su cui si gioca questo voto francese è l'ambito europeo. Grazie alla vittoria di Macron l'Europa è più forte, perché non vincono gli amici di Putin né in Francia né in Slovenia, e lo dico perché insomma anche in Slovenia è stato sconfitto un premier uscente molto vicino a Orban, che era stato insomma in alcuni nodi del cammino europeo un'ostruzione più che una facilitazione. Ecco, oggi è possibile rilanciare il cammino europeo, che è l'unico modo per proteggere i nostri cittadini, cioè o noi facciamo un'Europa più forte anche a partire dai temi energetici, ma non solo, della politica estera, della politica di difesa, della politica migratoria, oppure in un mondo in cui ci sono tantissimi attori aggressivi rischiamo di essere spazzati via. E il fatto che abbia vinto Macron permette molto più agevolmente di fare questo percorso, facendo perno su di lui e sul triangolo Francia, Italia, Germania, che può essere un triangolo davvero di rilancio di una maggiore integrazione. Prima di arrivare al Rizzetto volevo chiedere un...